Buonanotte ricercatori, mi trovo qua al centro di geodesia spaziale Giuseppe Colombo di Matera e voglio raccontarvi quel che il mio amico, il colonnello Luca Parmitano, mi ha raccontato che succede agli astronauti quando vanno nello spazio. Nello spazio abbiamo una condizione che si chiama microgravità, cioè la quasi totale assenza della gravità. Il primo effetto è un salire di tutti i liquidi, in particolare del sangue, nella parte superiore del corpo. Questo crea un effetto come Superman, con le spalle larghe, la faccia paffuta, la puffy face viene definita, e gambe molto molto sottili. Ma non si ha solo effetti estetici. La microgravità influisce su tutto il corpo umano, sui principali organi. Il cervello, che normalmente riempie tutta la calottola cranica, diventa più piccolo e più sferico. Anche il cuore si rimpicciolisce, anche perché è un muscolo, quindi deteriora, e diventa più sferico del quasi 10%. Questo può causare anche dei problemi cardiaci. E in più, i muscoli sono attaccati, come appunto già ho accennato, perché in assenza di gravità, per alzare un braccio, uno non fa più lo sforzo e quindi i muscoli non lavorano neanche nei singoli movimenti. E si ha una perdita di massa muscolare del 20-30% in pochissimi giorni. E in più si perde anche massa ossea, 2-3%, grazie alla mancanza del potere del calcio, perché il calcio non riesce più a depositarsi sulle ossa e viene eliminato direttamente dall'urina. Per contrastare questi fenomeni, soprattutto la perdita della massa muscolare, l'astronauta obbligatoriamente deve fare ogni giorno 2 ore e mezzo di attività fisica su attrezzi specifici, una cyclette spaziale, un tapis roulant e una macchina per i pesi, ovviamente tutti per condizioni di microgravità. E in più, cos'altro succede? La spina dorsale tende ad allungarsi perché è più disteso. Noi quando ci misuriamo di prima mattina siamo più alti e la sera siamo più bassi perché la forza della gravità sulla Terra ci schiaccia. Questo non avviene ovviamente in assenza di gravità, per cui gli astronauti crescono dai 3 ai 5 cm in media. Purtroppo tornando sulla Terra riassumono la loro altezza naturale. Un altro fenomeno che succede è la SAS, la Space Adaptation Syndrome, che è una sindrome di adattamento allo spazio che comporta una congestione dei polmoni e dei principali organi superiori, cioè sono sintomi molto molto simili al raffreddore. Questo non solo è fastidioso, ma porta anche facilmente alla nausea e al rischio di vomito. Per questo gli astronauti nei primi giorni del loro soggiorno a bordo della stazione spaziale hanno il divieto di fare passeggiate nello spazio, cioè attività fuori bordo, perché il rischio del vomito è altissimo. In più, avendo il naso chiuso, uno non sente i sapori, per cui gli astronauti tendono anche di speziare molto i loro cibi, perché non sentono questi sapori. La vista è compromessa, perché se i liquidi salgono, una delle zone con più liquidi nella nostra faccia sono proprio gli occhi, ed è come voler guardare dopo aver pianto o un cellulare. O leggere un libro, uno non riesce a mettere a fuoco. Ecco perché è richiesto, è un requisito necessario che gli astronauti abbiano una vista perfetta. Inoltre anche il ritmo del sonno veglia è compromesso, perché considerate che gli astronauti della stazione spaziale viaggiano a circa 400 km sopra la nostra testa a una velocità di circa 8 km al secondo. E questo comporta che per loro il sole tramonta ogni 90 minuti. Aggiungiamo a questo buio notte-giorno anche l'effetto che non si possono sdraiare, perché in assenza di gravità non ha senso, non esiste sopra e sotto. Per cui loro si mettono in un sacco a pelo che viene attaccato con del velcro nella loro piccola cabina, si fissano con delle cinghie per evitare che durante il sonno possano fluttuare fuori dal sacco a pelo e cercano di dormire così. Un ulteriore problema sono anche i microbi, perché chiaramente uno non può aprire la finestra per cambiare l'aria. Ora, un po' di curiosità. Intanto, agli astronauti viene insegnato da sempre quello che noi abbiamo imparato con il Covid-19, di starnutire sulla tuta. Perché? Perché i liquidi non cascano, rimangono sospesi in aria e potrebbero attaccarsi all'apparecchiatura elettronica di cui sono tappezzati tutte le pareti della stazione spaziale. I liquidi ovviamente non fanno bene. La stessa cosa succede per il vomito. Siccome gli astronauti, appunto, proprio nel primo periodo rischiano più facilmente di vomitare proprio per questa salita dei liquidi, sono dotati di sacchetti di plastica e devono correre ad acchiappare il loro vomito, che è abbastanza divertente da raccontare, ma sicuramente non sarà divertente per loro. In più il vomito rimbalza come una pallina da ping pong.
Non si possono fare rutti nello spazio, infatti sono vietate in assoluto le bevande gassose. Per quale motivo succede questo? Perché in assenza di gravità il liquido non riesce a separarsi dal gas. Come se bevessimo un'acqua frizzante, il rutto emane solo, emette solo il gas. Invece nello spazio, non avvenendo questa separazione, si vomiterebbe. Quindi è assolutamente sconsigliabile. In compenso c'è un altro dettaglio poco galante. Nello spazio gli astronauti emettono molto più flatulenze. Per cui non so come sarà l'aria nella stazione spaziale. Mi dicono che all'inizio, già per la sindrome di adattamento allo spazio, hanno poco appetito perché gli odori sono sgradevoli. Ma con queste situazioni, appunto, di nausea neanche li viene, quindi non li pesa e poi si adeguano. Ultima chicca, per gli astronauti ovviamente non possono portare valigie enormi nello spazio di abiti. Hanno un protocollo molto molto rigido sull'abbigliamento. Inoltre l'abbigliamento usato viene buttato, non se lo possono riportare giù. Vi dico solo un dettaglio, 3 paia di calzini devono servire per 2 settimane, nonostante tutto lo sport che devono fare. Beh, io spero di essere riuscita a incuriosirvi sullo spazio e se volete venite che vi racconto altro.